Ottimo! Tutto procede come previsto. Beh, tranne per il fatto che il leone e quel tipo alto sono stati catturati dagli accalappiatori. Ma non è vero, erano lì adesso! Gloria e Marty! Erano lì nell'apertura! All'operazione pubblicità penseremo i ragazzi e io. Meno male, va? Ma scusami, tanto ci voleva per ogni scena in cui qualcuno viene catturato non metterlo nella parte iniziale, perché Melman e Alex erano lì, Alex sempre all'inizio lì salta custodito. Ma che ne so. Per cosa mi lamento io, santo Dio. Marty, siamo di nuovo in missione di salvataggio. Il punto è, il punto come sempre è capire come aggirare le guardie. Voglio scoprirlo. Se gli accalappiatori vengono a cercarci, fuggirò nell'altra direzione. Ovviamente, come è giusto che sia. Intanto. Una glassa come un ippopotamo. Certo, come no. Cerchiamo sempre di evitare le zone affollate e di cercare sempre una via alternativa per passare. Ad esempio, questa sarebbe buona se ci fosse Alex. Dobbiamo sempre evitare il contatto. Ma dai, c'era pure un errore di... Oh merda, ci ha beccato anche Dubois la prima. Mi sono distratto perché c'era un errore di... come si chiama? C'era un errore di testo, Alt 0 c'era scritto. Che cazzo, ma che davvero. Allora, fermi tutti, io vorrei vedere la mappa. Aiuto. Ormai li sto attirando tutti, a questo punto facciamolo, no? Dai, su, inseguitemi tutti, così dopo vi porto tutti in un'unica zona. Vai, vieni. Ehi, guarda, aspetta. Dove? Allora, tu allontanati. Bel travestimento. Guarda, in realtà questo errore è stato fantastico, perché ha allontanato tutti quanti i poliziotti dalla mia zona. Guarda, non me lo sarei neanche aspettato io. Ehi, Marty, un aiutino! Cazzo, Marty! Una mano mi farebbe comodo. È una zampa, se proprio. Dai, su, Marty. Loro non ci accalappieranno. No, direi di no. Scappate, forza! Non fatevi prendere! Fuga dalla pula! In fuga! Io mi butto in acqua! Non mi potete beccare se sono in acqua! Oh, cavolo, è stata una missione incredibilmente veloce! Missione compiuta! In meno di quanto? 3 minuti di registrazione! Incredibile! Pam pam! Stavolta neanche un intermezzo coi pinguini, niente, incredibile. Pazzi per il circo, certo, come no. Così, quella tipa degli accalappiatori è tornata. Meglio fuggire, ragazzi, sembra nera. Sì, ma di sporco, sembrava veramente sporca in faccia. Facciamo ancora Gloria, è il suo momento di gloria oggi. Allora, cerchiamo come sempre di prendere più punti possibili. Bastardo, Melman. Cos'è quella? Una trappola. No, mi sto per far beccare. Sono riuscito a farmi prendere. Dire il vero, questo qui è carino. E ingabbia subito. Cos'è? Che cosa c'è? Quello non è una corda, ci hanno messo una texture sul corpo. Qua ho sbagliato io, per carità, nel cercare di evitare le cose sono andato contro tutto, ma... quella non è una fune, quella è... hanno messo sulla texture di Melman e Gloria l'effetto corda, ma non è 3D, è sopra di loro, è tatuata. È incredibile che sono riuscito a perdere un minigioco in questo gioco, fantastico. Vai, questa volta facciamo molta più attenzione. Promesso. Cerco di fregarmene anche un po' dei punti a questo punto. Mi spiace, Melman, ma quella roba è mia.
O comunque c'è da dire che dubbo. Ah, che cazzo. Dubois comunque corre meglio di un maratoneta, eh. Aspetta che prendo un'altra tazza di caffè. E niente, sono riuscito a prenderla, ma a prendere anche il danno. Ma io vorrei, anche se non vorrei, scoprire cosa fa quel laser. Dio mio. Per un attimo ho pensato che non ci può. Ah, ecco cosa fa. Ci dà una corda sopra, come prima. Una trappola ingegnosa, Dubois. E intanto, come sempre, cerco di prendere più roba possibile. Vittoria! Vicolo cieco, Dubois fermata. Tan tan. Se n'è andata, pare. Meno male. Beh, sono contento di vedere che siete tutti sani e salvi. Ci servirà l'aiuto di tutti per allestire la trovata pubblicitaria. Certo. È ora di darsi di nuovo da fare, ragazzi. Le provviste sono là. Ma in questo pezzo hanno raggruppato trovate. Tutto assieme. Muovete, la missione di fuga, la missione di corsa e la missione vai a prendere la roba. E in questo caso prendi sempre Alex, vai sul sicuro che c'è il doppio salto. Vittoria facile. Se in questo minigioco scegli Alex è la vita facile. Ma con Gloria lì prendevi un sacco di punti. Guarda lì, ma Gloria? Gloria? Bastarda? È spesso che quei pinguini psicopatici non abbiano idea di... Io me ne vado di qua allora. Solo spesso? Non hai fatto attenzione. Pensavo di avere vittoria facile con Alex, perché ho detto, vabbè, finiremo in qualche zona di quelle in cui basta saltare. E mi sono sbagliato. La vittoria facile qua era con Gloria. 10 secondi, ma per cosa? Cioè, nel senso... Guardala, guarda quanti punti si sta facendo andando in A. In realtà nessuno. Ha il mio stesso punteggio. Sai cosa? Questo livello lo ricomincio. Lo ricomincio perché se vado di qua mi sa che prendo più punti. Oppure proprio potrei prendere Gloria, buttarmi in acqua e fare una marea di punti. Ma hey, voglio giocarmela con Alex. Vai, 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 tu vai da quella parte e io vado da questa. Gloria, penso spesso che quei pinguini psicopatici non abbiano idea di quel che fa. Solo qualche volta? Non hai fatto attenzione. Tu prosegui pure di là, io vado da questo lato. Guarda quanti bei palloncini che ci sono qui abbandonati. E c'è anche il tempo, fantastico. Ho fatto la scelta giusta. Come va con me, man? Non è affar tuo. Ah, state litigando? Grazie del tempo. Nascosto sotto la macchina, tra l'altro. Attento, Alex. Sono abbastanza sicuro che se vado di qua trovo molti più oggetti, ma mi sa che... invece ce l'ho fatta. Pensavo fosse scriptato di no, ma c'erano gli oggetti. Visto? Ho fatto benissimo a venire qua con Alex. Guarda quanti punti mi son fatto. Mm, 5 stelle, ottimo.